Allora, leggo di lettura per la conoscenza della Corte, anche dei giudici popolari, il verbale reso da Nico Rosaria, nata a Palermo il 10 agosto 1947, il 26 giugno del 1919, avanti all'Avvocato Generale Alberto Campi e ai sostituti procuratori generali Palma e Proto. Allora, è nata a Palermo il 10 agosto 1947, residente in Campobello di Mazara, provincia di Trapani. L'ufficio mostra alla signora Rosaria Amico i due volantini sull'omicidio di Francesco Mangiameli. Si chiede quindi alla testimone di riferire quanto ha visto, quando ha visto questi volantini. Risposta: non ricordo il volantino intestato Roma 11 settembre 80. Ricordo invece l'altro volantino scritto a mano e che l'ufficio mi dice essere stato distribuito al funerale di mio marito. Questo volantino mi fu dato dai ragazzi di terza posizione di Palermo, che rividi dopo la mia carcerazione durata 3 mesi. Quando parlo dei ragazzi di Palermo, intendo riferirmi agli amici di mio marito aderenti alla predetta associazione. Certamente tra essi c'era Vaccaro Gaetano, ce n'erano anche altri, ma in questo momento non ricordo il loro nome. Non so da chi fu scritto il volantino. Prendo atto che Alberto Volo ha riferito che gli avrei mostrato i volantini attribuendone la paternità a Roberto Fiore e in generale a terza posizione di Roma. Io non lo ricordo bene, ma se Alberto Volo ha detto questo, così può essere. Cosa ci sa dire, domanda, sul contenuto dei volantini, in particolare sulla frase che afferma che Francesco Mangiameli fu ucciso perché non poteva essere comprato, nonché sull'altra frase che attribuisce il movente dell'omicidio al fatto che suo marito aveva rifiutato di compiere affari sporchi? Risposta: personalmente ho sempre attribuito la causa della morte di mio marito ha dei motivi futili, legati a litigi che io ricordo banali tra mio marito Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Se mi chiedete di pensare a che cosa possa riferirsi la frase l'hanno ucciso perché non lo potevano comprare, posso solo dire che a mio marito fu fatta l'offerta di collaborare con i servizi segreti. Questa proposta gli venne fatta all'uscita di una caserma dei carabinieri, dove lui era stato portato dopo essere stato fermato per aver affisso dei manifesti politici sui muri della città. Questa vicenda avvenne circa un anno prima o diversi mesi prima dell'omicidio. Domanda: sempre con riferimento ai servizi segreti, lei ha riferito che suo marito, quando parlava di Stefano Delle Chiaie, si mostrava convinto dell'appartenenza di costui ai servizi di sicurezza. Verbale 21 dicembre 83. Conferma tale circostanza? Confermo tale circostanza, presa da mio marito, ora non sono in grado di dire altro, forse il nome di Delle Chiaie sarà stato fatto in famiglia perché è apparso in televisione. Domanda: nel volantino dell'11 settembre 80 si faccenna Adamo Spiazzi e all'intervista rilasciata lo stesso al giornale L'Espresso, cosa è successo quando suo marito ha letto l'articolo? A proposito di Spiazzi e l'intervista apparsa sull'Espresso, notai che mio marito si era preoccupato dopo averla letta. Poiché io gli posi delle domande in merito, lui cercò di minimizzare dicendo si trattava di cose poco importanti. Preciso che mio marito mi teneva per quanto possibile all'oscuro della sua attività politica, dei contatti e delle conoscenze che intratteneva, anche perché a me non piaceva che lui facesse politica. Domanda: l'ufficio contesta che dopo l'intervista di Amo Spiazzi, Mangiameli e la testimone, insieme ad Alberto Volo e alla moglie di Volo, si allontanarono in fretta da Palermo per Cannara. Che spiegazione fornisce? Era una vacanza già programmata. È vero che impegnai i gioielli, ma ciò feci non per partire in fretta da Palermo, ma unicamente perché avevamo bisogno di soldi. Domanda: l'ufficio legge alla testimone il verbale del 17 settembre 80, nella parte in cui riferisce che il venerdì dopo la scomparsa di Francesco Mangiameli si incontrò con Roberto Fiore, il quale, alla notizia che il giorno 9 il marito si era allontanato a bordo di una Golf colore argento, scoppiò a piangere dicendo: allora sono stati loro. Conferma questa circostanza? Risposta: confermo questa circostanza. Voglio precisare che prima di vedere Fiore io ero partita insieme a Volo da Palermo dopo aver letto su un giornale che a Roma era stato ritrovato un morto. Quando mi incontrai con Fiore a Roma, gli esternai le mie preoccupazioni che il morto fosse mio marito.
Fiore mi chiese con chi Francesco si era allontanato prima di scomparire. Io gli parlai della Golf Argento. A questo punto lui si assentò per andare a prendere il giornale di quella mattina, dove c'era la foto di un morto non ancora identificato. La guardò bene e mi disse che si trattava proprio di Francesco. Solo a questo punto scoppiò in lacrime e disse: allora sono stati loro. Si riferiva a Valerio Fioravanti e ai suoi amici che utilizzavano il tipo di macchina su cui mio marito era stato fatto salire prima di scomparire. Domanda: cosa ha fatto immediatamente dopo? Chiese a Fiore se sapeva il motivo dell'assassinio. Risposta: in quel momento chiesi a Fiore se conosceva il motivo dell'assassinio, ma lui non mi seppe rispondere. Era visibilmente scioccato. In seguito non abbiamo più avuto modo di parlarne e io non ho più visto Fiore. Domanda: come mai lei, che apprende la notizia della uccisione di suo marito, non informa subito la polizia? Risposta: in quel momento non ero in grado di connettere. L'incontro con Fiore avvenne, se non ricordo male, il giorno 11 settembre di sera. All'incontro con Fiore c'era anche Volo Alberto. Domanda: l'ufficio informa la testimone che il giorno 9 settembre era un martedì e chiede se è possibile di specificare la data dell'incontro con Fiore. Risposta: in occasione del precedente verbale dissi che era venerdì 12 settembre. Ora non sono in grado di dire se è il giorno 11 o 12 settembre 1980. Ricorda quando suo marito conobbe Mambro e Fioravanti? Risposta: so che Mambro e Fioravanti erano stati presentati a Mangiameli a Roma da Fiore. Questo è avvenuto diversi mesi prima che i due venissero ospitati da noi a Tre Fontane nel luglio 1980. Domanda: dove si recava suo marito a Roma quando andava nella capitale per occuparsi della rivista Terza Posizione? Risposta: quando andava a Roma so che si recava a casa di Fiore, a casa di Walter o a casa di Adinolfi. Non so se la rivista avesse una propria sede diversa dalla casa di abitazione di uno degli aderenti a Terza Posizione. Domanda: l'ufficio informa la testimone che Volo Alberto ha riferito che lei, dopo l'omicidio di Francesco, ha interrotto i rapporti con Terza Posizione perché li ha ritenuti responsabili di non avere protetto Francesco. È vera questa circostanza? Risposta: è vera la circostanza che ho rotto tutti i rapporti con gli ex amici di mio marito. Ma ciò è avvenuto perché io poi avevo da lavorare e avevo anche una figlia piccola da crescere. Non mi ricordo di aver detto ad Alberto Volo che ritenevo Terza Posizione responsabile della mancata protezione nei confronti di mio marito. Questo è il verbale di Rosario Amico, va bene? Viene acquisito previa lettura. Abbiamo allegato i volantini. Ah sì, certo. Scusate. I volantini sono questi: perché Francesco è morto, perché Francesco non muoia mai. Hanno fermato la sua marcia verso l'assoluto, lo hanno ucciso perché non lo potevano comprare, con tre colpi per bruciargli il sorriso, e dopo il piombo che uccide, dopo il piombo che infanga, calerà di piombo la cappa dell'oblio. Ma noi no, l'esempio, il coraggio e la fermezza resteranno scolpiti nella memoria del movimento rivoluzionario, noi non dimenticheremo e verrà la nostra aurora. E cadranno le teste dell'idra imperialista e il re Zapalevi, i Somoza non saranno soli laggiù nell'averno dei banchieri. Noi andiamo avanti sicuri tra chi colpisce ai fianchi, pugnalano alle spalle, ma noi non siamo stanchi, la mano del potere striscia sulla gola, ma l'aristocrazia combatte anche da sola, c'è il simbolo di Terza Posizione, firmato Terza Posizione. Poi ci sono qui altri due volantini molto lunghi, li diamo... Sì, questo qui, sì. Roma 11 settembre 80, ennesimo delitto di Stato, vittima il professor Ciccio Mangiameli, dirigente di Terza Posizione. Amo la vita come una battaglia, amo la morte come un'avventura. L'ignobile strage di Bologna, che tanto da vicino ricorda quella opera ad Abadan della Savac e quella di Piazza Fontana, di Brescia, di Peteano, del treno Italicus, ha forse fatto la sua 85esima vittima. Certo è che l'obiettivo che ha organizzato la strage era il movimento rivoluzionario e segnatamente, certo che l'obiettivo di chi ha organizzato la strage era il movimento rivoluzionario e segnatamente Terza Posizione. E chi poteva sapere prima e con certezza in che direzione si sarebbero cercati i colpevoli? È comunque fuori da ogni dubbio che la barbara eliminazione di Francesco Mangiameli
Nilicante di terza, e chi poteva sapere prima e con certezza in che direzione sarebbero cercati i colpevoli? Sì, questa. E comunque, fuori da ogni dubbio che la barbara eliminazione di Francesco Mangianelli, militante di terza posizione, è da inquadrare all'interno della più infida delle trame che avviluppano l'Italia, quella di Stato. L'assassinio di Francesco ricorda per certi versi quello di Giancarlo Esposti, finito con un colpo dalla nuca a Pian del Rascino. Gli assassini che hanno colpito Francesco e che hanno cercato di farne scomparire il cadavere sono stati certo mossi dalla volontà di trascinare a ogni costo terza posizione nella inchiesta sulla strage, il nostro movimento che sempre ha agito alla luce del sole. Troppi sono i segnali in tal senso dopo il grande cancan di giudici e giornalisti, ma nessuno degli arrestati del 28 agosto è o è mai stato militante di terza posizione. Ci voleva qualcosa di più e la si stava preparando da tempo. Francesco era da tempo tenuto sotto pressione da certe centrali palermitane del terrorismo di Stato. A lui, che nulla aveva da nascondere, si cercava ogni costo di ritagliare l'abito del terrorista, dalle continue perquisizioni ferme alle intimidazioni al portiere di casa perché collaborasse, alle offerte di denaro e armi frammiste a velate minacce. Poi, qualche giorno prima del blitz, Amos Piazzi, uomo dei servizi segreti, ex imputato in quel processo della Rosa dei Venti, dietro cui aleggiava l'ombra di Andreotti, in una puerile e provocatoria intervista al settimanale L'Espresso, allude a un certo Ciccio coinvolto a suo dire in faccende relative ai NAR. È forse l'ultimo avviso lanciato in chiave, come sempre, chiave tra virgolette. Adesso, quasi per caso, affiora a Tor dei Cenci la prova del macabro e orrendo finale. Hanno ucciso Francesco perché aveva avuto, come sempre, il coraggio di dire no a ogni losco affare. Hanno ucciso Francesco per togliere di mezzo un rivoluzionario capace, lucido, pulito, tenace. Hanno ucciso Francesco per colpire terza posizione. I militanti del movimento ricordano ora e sempre a tutto il movimento rivoluzionario l'esempio di coerenza che Francesco ha dato sino all'ultimo istante e invitano a non rendere vano il suo sacrificio impegnandosi perché il suo impegno sia continuato. Onore, eccetera, eccetera. Terza posizione. Abbiamo prova di chi fosse il responsabile di terza posizione al tempo, chi può aver scritto materialmente il volantino? Allora, noi abbiamo identificato, ne potremo anche parlare, chi ha scritto il volantino non lo potevano comprare, che è una diretta di terza posizione che poi aveva casa in via Gradoli. Però, 96. Te nell'elenco dei testi? L'ha citato la parte civile, noi l'abbiamo sentito, è stato molto evasivo, ha dovuto ammettere di fronte all'evidenza che era... Mentre questo qui non si sa. No, quello dell'85esima vittima non si sa, probabilmente è stato scritto a Roma. Comunque... Chi era il dirigente? Era Fiore? Fiore, Adinolfi, i tre dirigenti di terza posizione erano Fiore, Adinolfi e Mangiamelli. E Mangiamelli. Mangiamelli era un dirigente di terza posizione ed era un dissidente, chiarissimo, viene fuori da tutte le dichiarazioni. Quindi... Questo Fiore non l'avete mai sentito? Fiore di notte non sono stato sentito. Fiore è stato sentito nel processo Cavallini, ma sentirlo come testa è difficile. No. È giusto una posizione, giusto per capire. È una posizione particolare, insomma, 198 codice Giulio Berardi. Poi c'è un terzo volantino, credo non ci sia niente. No, è la copia di quell'altro. Ah, è la copia di quell'altro, perfetto. Diciamo che quelli hanno fatto parte dell'interrogatorio quelli che erano stati contestati alla testa. Diciamo che il volantino non lo potevano comprare, è una novità delle indagini, perché non venne fuori in occasione del processo principale. Ho capito. Quindi venne fuori solo quello dell'85esima vittima, del riferimento ad Amos Piazzi. Allora, il verbale di Caruso Antonino è questo. Questo è un verbale reso davanti alla polizia giudiziaria il 5 novembre 84. Presidente, chiedo scusa, per capire il verbale di Caruso,
noi produrremo i verbali di Sanapo, del maresciallo Sanapo, che svelò le vicende dell'operazione terrore sui treni, che riguardano Musumeci e Quindi Belmonte. andrebbe letto insieme? Esatto, andrebbe detto insieme, perché Caruso era un orafo a cui Sanapo si rivolse per l'acquisto di un ingente quantitativo di oro che gli era stato commissionato da Roma. E Sanapo dice da chi, ha capito? E quindi lo possiamo leggere con questa premessa, altrimenti non si Va bene, e capisce. questo verbale verrà prodotto più Sì, avanti? certo, Certo, va bene. i verbali di Sanapo verranno prodotti Però alla prossima sì, era udienza. citato però per oggi Caruso Antonino, quindi avrei. Sì, certo, Certo. li avremo prodotti insieme. Ecco, Cosa questo dice la difesa? allora, Sanapo è tra i È verbali di deceduto. È cui. Sì, deceduto. ho capito. È tra i verbali di cui avete già chiesto l'acquisizione. Ah. Va Certamente sì. bene, allora, d'accordo. Quindi non abbiamo Li problemi. leggeremo insieme, questo lo Sì, teniamo da sono parte. collegati perché attesta che nel 1982 il particolare Belmonte vuole effettuare un consistente investimento in lotti d'oro. Accomodi pure. Buongiorno. Lei Buongiorno. consente a essere ripreso dalle videocamere che riprendono il processo? Sì, Sì. col mio consenso. Bene. Adesso le sue generalità e poi la lettura dell'impegno a dire la verità. Alessandro Peroni, nato a Roma il 30 Sì. maggio 1964. Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Molto bene. Buongiorno, ispettore. Attualmente è sostituto commissario, comunque è Buongiorno, il ruolo, diciamo, la qualifica apicale del ruolo bene, buongiorno, ispettore. dottor Peroni. Noi l'abbiamo citata affinché possa riferire su alcune schede che lei a suo tempo fece, penso per la DDA di Firenze, che comunque noi le abbiamo trovate nel processo istruito dal dottor Melillo alla DDA di Firenze, relative ad alcuni personaggi di interesse nella nostra indagine, in particolare l'avvocato Menicacci, l'avvocato Mariani e di riflesso anche il senatore Cremisini, che viene chiamato in causa da questi due. Senatore, prego, scusi. Cremisini. 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 Sono sostanzialmente tre personaggi dell'estrema destra, della destra. Che hanno avuto anche incarichi parlamentari e sono legati, presentano dei collegamenti con la figura di Paolo Bellini. Io partirei dalla scheda che lei ha compilato riguardo all'avvocato Menicacci e le chiedo di riferire alla Corte quale sia stata la modalità, la tipologia di accertamento che lei ha fatto, se fu un accertamento documentale o se di altro genere, e la provenienza della delega che la indusse a fare questi accertamenti. Grazie. Mi può ripetere il suo cognome? Peroni, Peroni Però. con la Palermo iniziale. Grazie. E signor Presidente, perdoni, posso abbassare? Grazie. Dunque, nel febbraio del 2004 la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione riceve una delega di indagine da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, a firma del sostituto procuratore nazionale applicato a Firenze, dottor Melillo. La delega prevedeva la compilazione e redazione di schede informative in riferimento a numerosi soggetti indicati da quella G come in contatto per pregresse documentazioni, diciamo in possesso di quella G, in contatto con Che è a disposizione Bellini di Paolo. quattro. Nonché comunque entranei ai movimenti della destra sia istituzionale che extraparlamentare.
La delega, se non ricordo male, specificava anche che nella redazione delle schede fosse posta particolare attenzione nella menzione delle fonti documentali o informative che poi sulle basi delle quali si originava il contenuto della scheda stessa. Fu delegata la divisione alla quale io all'epoca appartenevo, la divisione del servizio centrale, la prima divisione del servizio centrale antiterrorismo, e che aveva come competenza appunto il contrasto al fenomeno del terrorismo e dell'eversione di destra. Fui incaricato io o dall'allora dirigente della divisione di evadere nello specifico la delega. Furono seguite due direttrici principali: la ricerca in atti documentazione riferibile ai singoli soggetti indicati, nonché furono interessate le DIGOS competenti o per luogo di nascita o di residenza dei soggetti. La ricerca in atti richiese svariato tempo e quindi fu partecipato alla GIR richiedente e i risultati delle attività in più tranche con separate informative che prevedevano in allegato le schede prodotte da questa attività. La scheda aveva una un attimo la fermo Presidente, noi abbiamo messo a disposizione perché possa seguire il test della Corte le varie schede, se il test le ha a disposizione il Presidente autorizza, perché ci sono moltissimi dati mnemonici difficilmente ripetibili. Il documento non ha firma, l'ha redatto lei? Sotto giuramento lei attesta che questo è un suo scritto? Allora, sì. Facciamo vedere alla Corte la Le annotazioni di trasmissione in cui si dà atto che... Allora, si trasmettono... E poi ce n'è anche un'altra lì. Le schede informative sottolineati ai soggetti, Albonetti Mariani Vezzani, si trasmette la scheda informativa relativa al Menicacci, direttamente integrata al contenuto della nota... Nota a cura dell'ispettore superiore Peroni Alessandro. Esatto, quindi se conferma il test che lui l'estensore di queste note. Sì, lo confermo. Se autorizza il test a consultare, perché certo. Ci sono dati molto specifici e difficili da ricordare in memoria, anche perché hanno in genere seguono una narrazione per scansione cronologica e sono... Posto che quella G aveva indicato con precisione la necessità di assicurare la origine e la fonte dell'informazione, più che utilizzare un metodo discorsivo si è utilizzato una narrazione appunto cronologica che con riferimento ai singoli atti che chiaramente ha portato anche a una ripetizione a volte della stessa informazione, ma contestualizzata nel tempo, garantendo l'ufficio che aveva originato la fonte stessa. Possiamo passare ad esaminare se è chiaro quel contesto generale, cioè la paternità delle schede, la fonte che ha dato la delega e l'inquadramento professionale del dottor Peroni. Possiamo passare all'analisi delle singole schede. Partiamo da quella che riguarda Stefano Menicacci, se lei ha a disposizione già la scheda. Sì. Si tratta di un esponente politico. Risulta eletto al Parlamento, è vero? Sì, esatto, diciamo che potremmo dividere dei periodi, dei macro periodi, la metà degli anni 70, fine anni 60, metà anni 70,
sono predominanti le evidenze di archivio come partecipazione dell'allora avvocato Stefano Minicacci ad attività in seno all'allora Movimento Sociale Italiano, sia inizialmente come iscritto e successivamente anche come eletto, mi sembra nel 75. Io vedo all'inizio, in prima pagina, un'annotazione che reca la data 16-2-70 e si parla dell'avvenuta elezione del Minicacci a metà pagina. Esatto, c'è opposizione. E che fa? Sta girando le risposte. Ma che orientando? Ma per ogni persona capace che è in grado di leggere l'obiezione accolta, lasciamo dire. Sì, stavo soltanto graficamente cercando. Io ho capito, però lei ha ragione, però cerchiamo di capire che siccome abbiamo un'esigenza tutti di accelerare, questo non è un testimone che si fa imbeccare dal pubblico ministero, insomma. Ha un documento, c'è tanto più che un testimone, c'è una relazione scritta, sicuramente bravo perché ha redatto tutte le note e ha mostrato grande come di capacità. Quindi è in grado pure di rispondere. Io sono consapevole che lei potrebbe più volte fare delle obiezioni che non ha fatto o che non fa, perché si rende conto lei stesso che non c'è sostanziale lesione di diritto di difesa. Ma prendo atto che in questo momento l'ha fatta. Allora, se può riprendere la narrazione, stiamo parlando dell'incipit della carriera del Minicacci, carriera politica. Lei ha fatto riferimento a una lezione al Parlamento. Può riferire in merito a questa attività politica dei primi anni 70? Sì, allora sono più preciso. La Questura di Perugia, con nota del 16 febbraio 70, infatti comunica che l'avvocato Stefano Minicacci nel corso delle ultime politiche è stato eletto deputato al Parlamento per l'allora Movimento Sociale Italiano. Dopodiché ci sono una serie di evidenze che nel corso del primo quinquennio degli anni 70 l'avvocato Minicacci partecipa ad attività politiche di quella formazione politica, ecco, di quel partito politico. Senta, siamo alla metà degli anni 70, poco di più. Le risulta che l'avvocato Minicacci abbia costituito a Perugia una corrente denominata Democrazia Nazionale? Sì, sempre la Questura di Perugia il 23 dicembre del 1976 comunica che in quella provincia, in seno al Movimento Sociale Destra Nazionale, è stata costituita una nuova corrente, quindi una corrente interna al partito, denominata Democrazia Nazionale, e indica come maggiori esponenti di quella corrente l'onorevole Minicacci. Bene, senta, questo sotto il profilo dell'attività politica, su cui poi torneremo in seguito, ma nel suo lavoro di ricerca lei ha fatto anche riferimento alle vicende giudiziarie dell'avvocato Minicacci. Può riferire che cosa ha rilevato dagli atti, dal fascicolo esaminato presso la DCPP riguardo a queste vicende giudiziarie? Sì. Dunque, innanzitutto nel settembre dell'88 la Questura di Perugia evidenzia che il Minicacci, lo indica come il Minicacci, diciamo l'avvocato Minicacci, era stato arrestato nel 79 dalla locale arma dei carabinieri, quindi di Perugia, in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Roma per truffa aggravata continuata e millantato credito continuato aggravato. Peraltro in quegli atti della Questura di Perugia figura una querela a suo carico per violenza carnale trasmessa con un rapporto del 59 addirittura alla Pretura. Senta, le risulta anche che vi siano stati furono richiesti sul conto del Minicacci degli accertamenti che erano riferibili alla figura di Paolo Bellini alias Roberto da Silva?
Sempre in relazione alle vicende giudiziarie. Sì, dunque, nel giugno del 83, il 18 giugno 83, l'allora UCIGOS, diciamo la denominazione precedente all'attuale Direzione Centrale Polizia e Prevenzione, riceve dall'Ufficio Istruzione di Bologna una specifica delega riferita a la posizione processuale di Bellini Paolo alias da Silva Roberto in riferimento al tragico evento della strage alla stazione di Bologna. Al punto 4 di questa richiesta del giudice istruttore viene espressamente richiesto di accertare i legami tra l'onorevole avvocato Menicacci, all'epoca onorevole Menicacci, deputato del Movimento Sociale Destra Nazionale, l'ex senatore dello stesso partito Antonio Cremisini e il Bellini Paolo, indicando anche come quest'ultimo sarebbe stato introdotto nell'ambiente di Foligno dal primo, cioè dal Menicacci, su indicazione del secondo, cioè del Cremisini. Di Cremisini parleremo dopo, specificandone anche la figura. Nel lavoro di ricerca che lei ha fatto, ha anche colto dei collegamenti, un legame fra l'avvocato Stefano Menicacci e Stefano Delle Chiaie? Allora, sempre in atti si è evidenziata, premesso che comunque in atti risultava anche che l'avvocato Menicacci era legale dello Stefano Delle Chiaie, e questo diciamo è un elemento forse anche storicamente acquisito. E nello specifico abbiamo delle evidenze su un episodio particolare segnalato dalla Questura di Roma nell'85, dove una persona qualificatasi come Stefano Delle Chiaie, sostanzialmente dopo aver chiesto informazioni circa la veridicità di una notizia ANSA, in cui venivano attribuite alcune dichiarazioni al suo difensore, avvocato Menicacci, in ordine a supposti collegamenti tra il Delle Chiaie e l'avvocato Arcangeli, per denunciare Concutelli, ha detto: se è vero che il mio avvocato ha detto questo, gli revocherò il mandato, non compro l'assoluzione con l'infamia. E questo è il contenuto di una nota della Digos di Roma del 12 marzo 1985. Bene, le chiedo ulteriormente di riferire alla Corte in merito alle informazioni veicolate dalla Questura di Roma sul conto di Stefano Menicacci in ragione dei suoi contatti con un signore, un certo Amedeo Vecchiotti, che era stato coinvolto in indagini sulla 'Ndrangheta. Quindi anche su questo punto lei ha fatto un'analisi. Sì, sì, io chiaramente ho riportato il contenuto della nota della Digos della Questura di Roma, una nota del 23 giugno 86, infatti quell'informazione viene collocata cronologicamente il 23 luglio 86 e è riferita a un'informazione della Questura di Roma che cita che nell'ambito delle indagini sull'attentato al treno rapido 904 la Procura della Repubblica di Bologna aveva richiesto informazioni sul conto di tale Vecchiotti Amedeo, generalizzato come nato ad Ascoli Piceno nel 1936 e segnalato il 20 maggio 80 alla Procura della Repubblica di Roma perché sospettato quale bassista a Roma, cioè nella capitale, per la criminalità organizzata, nello specifico 'Ndrangheta. Il Vecchiotti, per la propria reperibilità, avrebbe fornito alcune utenze telefoniche, tra le quali due utenze fisse, entrambe intestate a Menicacci, utenze fisse con prefisso 06, quindi di Roma, un fisso di Roma. Nella circostanza la Questura di Roma ha introdotto anche un aspetti informativi sull'avvocato Menicacci, ecco, riassumendo
elementi che prima non erano evidenziati nella scheda, ma che risalgono agli anni anche 48, 56, 68, indicandolo come ex ufficiale di artiglieria di complemento, studioso di storia umbra. Nel 48 si iscrisse al Movimento Sociale, ha ricoperto la carica di consigliere comunale di Foligno nel 56, poi ad Assisi Bevagna. E qui la elezione a deputato viene indicata come 68. Quindi ecco, esatto, consideri che proprio perché a volte alcune note davano delle evidenze, non dico discordanti, ma diverse, veniva riportato il contenuto della stessa. Graficamente il corsivo viene utilizzato per evidenziare la copiatura testuale di quanto riportato nella nota. La parte invece non corsiva era un sunto della nota introduttiva del contenuto. In quelle note si conferma che l'avvocato Minicacci è uno dei difensori del latitante Stefano Delle Chiaie? Sì, sì. Senta. A quanto chiaramente risulta dalle note, ecco. Ok. In merito alla figura di Amedeo Vecchiotti, lei ha fatto ulteriori accertamenti oppure si è limitato a prendere atto di queste risultanze che ha riferito nelle schede? No, non sono stati fatti ulteriori accertamenti, ma non solo nei confronti del Vecchiotti Amedeo, diciamo di tutti gli esponenti di ricerca segnalati da quella G e anche di eventuali altri nominativi. L'attenzione è posta al partecipare a quella G più elementi possibili per poi eventualmente, in base a una valutazione investigativa, ricevere eventuali ulteriori richieste di approfondimento. Ok, grazie. Senta, su Minicacci voi avete anche accertato una attività politica che riguardava le cosiddette leghe del sud, se può riferire alla Corte. Qui siamo negli anni 90, qui nel caso è il maggio 90. E ci fu la Costituzione, e noi qui abbiamo come fonte un appunto al ministro del 4 settembre 1990, un appunto della Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione, dove appunto veniva indicato che con atto notarile l'avvocato Minicacci aveva costituito una serie di movimenti politici caratterizzati tutti la sigla Lega Lombarda, Lega Meridionale, Lega degli Italiani, Lega Pugliese, Lega Molisana, Lega Umbra, Lega Marchigiana, Lega Sarda, Lega Siciliana. Senta, sempre riguardo all'avvocato Minicacci e al suo rapporto con Delle Chiaie, avete accertato se i due avevano costituito una società fra loro? E dunque, se le dico società, sì, Intercontinental Export, sì, Company di IEC. Sì, e chiaramente abbiamo accertato, nel senso che abbiamo riscontrato in atti una nota della Questura di Bologna, la Digos, del 16 novembre 1990, in cui viene indicato che l'ufficio istruzione del Tribunale di Bologna ha richiesto l'autorizzazione a eseguire alcune intercettazioni telefoniche all'epoca relative a Bellini Paolo, Picciafuoco Sergio e Delle Chiaie Stefano. Picciafuoco Sergio è nato a Osimo l'11-11-45. E nella nota della Questura di Bologna che dava queste indicazioni sono riportate anche informazioni sulla società Intercontinental Export Company SRL, con sede legale in Roma, via Muzio Clementi 18, presso lo studio dell'avvocato Stefano Minicacci. La nota sempre riporta che come soci risultavano essere il Minicacci, Stefano Delle Chiaie e il sopracitato Paolo Silvestri, sopracitato perché Paolo Silvestri veniva citato in un'altra nota riportata nella scheda come febbraio-marzo 87. Nel prosieguo dei suoi accertamenti lei ha rilevato anche il coinvolgimento del Minicacci in un sequestro di persone, in un fatto molto grave, si fa riferimento a Celadon. Può spiegare alla Corte al sequestro Celadon? Un attimo soltanto che cerco di recuperare. Siamo nella
nella parte finale degli accertamenti presso la DCPP. Il foglio è indicato 253, sì. In alto a destra. Allora siamo sempre, sempre il contenuto della nota della Questura di Bologna, la precedente nota di cui ho parlato, esatto. E la nota quindi dove venivano riferiti dell'attivazione dei servizi tecnici da parte dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Bologna, dove veniva menzionata anche la Intercontinental Export Company. Nella nota vengono riportate alcune indicazioni in ordine alla figura dell'avvocato Menicacci. E ad un certo punto viene indicato che quest'ultima, riferita alla Lega Sarda, quindi abbiamo detto alla Costituzione di due leghe, quest'ultima che viene segnalata quale vicina a distanze iniziative già nota Lega Lombarda, a quale presidente Menicacci stesso, e tra i principali esponenti Romeo Domenico, nato a Palermo il 19 settembre del 54, residente a Roma, pregiudicato per reati comuni. Giova segnalare, parliamo sempre della Questura di Bologna che dà queste indicazioni, che il Menicacci è stato ultimamente oggetto di interesse da parte della squadra mobile di Roma nell'ambito delle indagini condotte a seguito del sequestro di Celadon Carlo avvenuto ad Arcignano il 25 gennaio dell'88. È stato accertato infatti che il predetto fu intermediario nelle trattative per la liberazione dello ostaggio, fornendo ai familiari la foto del sequestrato e chiedendo nell'occorso la somma di 1,5 miliardi da devolvere per la mediazione. E questo è contenuto sempre nella nota della Questura di Bologna del 16 novembre 1990. Senta, passiamo adesso agli atti consultati da lei presso la Digos di Roma. Ho una breve informazione, pagina 254 in alto a destra, in cui si precisa sull'attività politica dell'avvocato Menicacci, anche in riferimento a cariche svolte presso consigli comunali di varie città, di varie sì. Paesi. Se puoi sì. Precisare questo aspetto. Sì, consideri che gli atti della Digos ci sono, su nostra richiesta, pervenuti già collazionati, e quindi nella scheda è riportato fedelmente il contenuto di una nota della Digos di Roma che è stata frutto di attività di ricerca in quegli atti operate chiaramente da personale della Digos del posto. E in questo caso, nella scheda redatta appunto dalla Digos di Roma, viene indicato che Menicacci Stefano, indicato come ex ufficiale di artiglieria, nel 48 ha iniziato l'attività politica iscrivendosi al Movimento Sociale, rivestendo la carica di consigliere comunale di Foligno, Assisi e Bevagna. Nel 68 anche qui viene indicato come eletto deputato al Parlamento nelle liste di Democrazia Nazionale costituente di destra. Quindi Menicacci, che era nato a Foligno, ha fatto a Foligno anche il consigliere comunale, questo risultato? Sì, okay. Sì. Grazie. Passiamo a Franco Mariani, avvocato e poi senatore. Parliamo della scheda gelata. Posso sempre consultare? Grazie. Confermi che l'ha redatta lei? Sì, io non ricordo se sono circa 50 nominativi richiesti all'epoca dalla direzione distrettuale antimafia. Noi abbiamo, come dicevo, partecipato a quella G varie schede nell'ordine di 5, 6, 7 alla volta, man mano che riuscivamo a ultimare l'elaborazione, prontamente venivano trasmesse. Parliamo dell'avvocato Franco Mariani, se può riferire in merito agli incarichi politici ricoperti dallo stesso, sì, anche nel periodo fascista. Questa è una cosa interessante. Molto. Sì, allora, io posso approfittare della nota della Questura di Roma del 70, dell'ufficio politico 9 aprile 70, dove indica Mariani Franco, nato a Novellara, Reggio Emilia, l'8-8-1907, domiciliato
a Roma, in via Panama 118, coniugato, avvocato libero professionista, serva alle corali condotte in genere in questi atti immuni da precedenti sfavorevoli. E, già iscritto al disciolto partito fascista, ricoprì la carica di segretario federale di Reggio Emilia e quella di consigliere nazionale. Lo indica come militante nelle file del Movimento Sociale Italiano da molti anni, mentre in passato ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Centrale di Accettazione e Disciplina, attualmente è membro della direzione nazionale. Fa parte inoltre della presidenza dell'Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana, dell'RSI, e del Consiglio Nazionale dell'Unione Monarchica Italiana. Dal 1946 al 1966 e il 66 ha fatto parte del Consiglio Provinciale di Roma per il Movimento Sociale Italiano. Poi il 20 febbraio del 71 c'è una nota della Questura di Roma, vi segnala che cosa? Sì, come appartenente alla Consulta d'Onore Nazionale Combattenti. Organizzazione. Sempre in quell'anno, a novembre, l'ufficio sì. politico della Questura di Milano segnala una cosa che riteniamo di interesse per la Corte d'Assise. Sì, dunque, fonte di questa informazione è un appunto dattilo scritto, datato 18 novembre 71, ore 19.50. In quell'appunto viene indicato che il dottor Allegra dell'ufficio politico, il dottor Allegra era il dirigente, l'allora dirigente dell'ufficio politico della Questura di Milano, ha comunicato telefonicamente che Stefano Delle Chiaie, 4 o 5 giorni prima, aveva concesso un'intervista ad un giornalista del Corriere della Sera. L'intervista avrebbe avuto luogo nello studio dell'avvocato Franco Mariani. Ha avuto luogo. L'appunto viene indicato come ha avuto luogo. L'intervista ha avuto luogo nello studio dell'avvocato Franco Mariani in via Sardegna 29, Roma. Bene. Poi passiamo al 73. Si indicano degli incarichi provinciali politici, può riferirli alla Corte? Sì, incarichi provinciali in seno al movimento, all'allora Movimento Sociale Italiano. Abbiamo una nota del 7 gennaio 73 a Modena, indica appunto che a Modena, nella sede del partito, l'allora onorevole Franco Mariani ha presieduto i lavori del congresso provinciale del Movimento Sociale Italiano. E analogamente il 14 gennaio dello stesso anno 73 a Parma, presso un hotel locale, ha presieduto i lavori del 17° congresso provinciale del Movimento Sociale Italiano. Poi passiamo a quelli nazionali, che sono nella parte finale della sua incarichi di tipo nazionale. Sì, anche qui viene indicato dalla Questura di La Spezia in una nota del 75 come ex senatore della Repubblica, eletto nella lista del Movimento Sociale Destra Nazionale. Attualmente, quindi parliamo, o meglio, questo è il contenuto, mi correggo, questo è il contenuto della nota della Questura di Roma del novembre 76. Viene indicato appunto, dicevo, come ex senatore della Repubblica, eletto nella lista del Movimento Sociale Destra Nazionale, come attualmente, praticamente nel 76, componente del Comitato Centrale del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, della Presidenta delle UNCSI, Unione Nazionale, e qui forse qui non, Unione è un acronimo di cui non so al momento, non ricordo il... E del Consiglio Nazionale della Repubblica, eletto nelle liste del MDI, attualmente componente del Comitato Centrale delle MSI, sì. E qui un'altra presidenza, sì, di un ente e del Consiglio Nazionale dell'UMI, che è Unione Monarchica Italiana, probabilmente. Sì. Grazie. Che c'è una circostanza ulteriore qui in questa nota che riguarda. Sì, che riguarda Don Ponzi, però. La volevo riservare dopo, nel caso, che immagino che verranno altre domande forse. La scheda 3 riguarda invece
senatore Cremisini, Antonio Cremisini. Sì. Ecco, può dire in sintesi sì, le evidenze di maggior rilievo che riguardano il senatore Cremisini e i suoi mandati parlamentari e poi approfondiremo ancora qualche altro aspetto, grazie. Sì. Partiamo dal 69. Dal 69, esatto. Noi abbiamo una nota della Questura di Milano, l'ufficio politico della Questura di Milano, dell'ottobre del 69, che indica il Cremisini. Partirei dal 15 settembre 69, c'è una la parte finale della pagina 239, l'ultimo paragrafo. Sì. Indicando i mandati parlamentari, ecco, che indica, sì, e altri aspetti. Allora. Allora, il Cremisini è stato senatore della Repubblica nella seconda e nella quarta legislatura, okay, nonché deputato nella terza legislatura. Nelle 68 fu candidato del Movimento Sociale al Senato per il collegio di Noto, senza però venire eletto. E poi la Questura di Roma, con questa nota del settembre 69, fornisce anche altre informazioni. Passiamo a quella dell'ottobre 69 che stava leggendo prima, che sono informazioni, sì, di carattere. Questa volta generale. È la Questura di Milano che fornisce, esatto, delle informazioni sul Cremisini. Scusi, Presidente, c'è un'obiezione. Il test Peroni non è indicato sulla posizione Cremisini. Numero 68, sì, Peroni Alessandro, in merito alla nota della DCPP del 15/7/2005 contenente le schede riepilogative di Stefano Menicacci e Franco Mariani. Sì, ma noi possiamo fare domande su tutto ciò che consegue. Anche quello che è fuori del tema? No, non no. È fuori del tema, perché se lei è stato attento, poco fa ha sentito dire dal test che il Menicacci era stato interessato dal Cremisini per collocare a Foligno Paolo Bellini. L'aveva anticipato lei questo? Come? L'aveva anticipato lei? No, guardi, l'ha letto prima. No, l'aveva anticipato lei questa circostanza. Invece di dirlo il testo, l'ha anticipato lei. Guardi, all'inizio lo trova scritto, sì, lei nella scheda Menicacci, che lui ha puntualmente indicato. Potremmo pure acquisire le relazioni, così guadagniamo tempo. Scusi, se vuoi via. Noi siamo molto attenti, la smetta di dire state attenti. No, sto stare attenti, sarà minaccioso, poi di nuovo. Siccome ogni volta vi lamentate dell'ironia che noi facciamo sulle battute, so con dire state attenti ai difensori. È veramente Presidente, avvocato. No, d'accordo. Presidente, le do atto che voi siete molto attenti, tant'è che questa obiezione. Sì, però no, vabbè. Allora, la figura di Cremisini è stata delineata per se ogni volta si dice state attenti, e che cosa vuol dire state attenti? È un'obiezione corretta. La figura di Cremisini è emersa nitidamente come persona che indicò al Menicacci Bellini come soggetto da sistemare in quel di Foligno, dove abbiamo sentito era nato l'avvocato Menicacci e dove aveva esplicato attività politica come consigliere comunale. Quindi, secondo la narrazione che ha fatto il test e quello che è stato scritto nelle relazioni, fu Cremisini a indicare Bellini alias da Silva a Menicacci. Questo emerge dagli atti e questo emerge dalla deposizione del test. Che formulato il tema di prova, era difficile? Tutto qua. Il tema di prova si fa anche sulla base degli argomenti conseguenziali a ciò che riferisce il test. Se il test non avesse riferito su Cremisini non avremmo fatto la domanda.
Va bene, possiamo... Poi se lei guardi Presidente, mi manda... la Corte se ha detto no la domanda così come è formulata. No. Questa qui è un tema, voi lo capite bene, centrale. Va, adesso va. Facciamo le fargli parlare del rapporto. Allora, guardi, adesso le direi. Non le dirò di stare attento perché, anzi le chiedo scusa se lei si è sentito offeso, non era mia intenzione offendere. Allora, ognuno dei testimoni e consulenti è chiamato a deporre in ordine ad ogni circostanza utile o necessaria a lui nota in merito ai fatti e alle circostanze di cui è l'imputazione e in particolare in ordine ai temi di seguito specificati. Quindi c'è una clausola generale. È una formula di stile, insomma, di generica. Ma è una no, formula di stile non generica. Non possiamo fare le domande della vita tecnica. È una formula di stile generica. Ma no, voi sapete che queste formule di stile generiche ormai hanno largo cittadinanza nelle aule giudiziarie. Perché sennò avremmo anche dovuto fare una lista tecnica di 2000 pagine. Ed è una regola giurisprudenziale che giova moltissimo alla difesa, come lei mi insegna. Noi abbiamo fatto una discovery anticipata, ma è ovvio che le domande conseguenziali sono pacificamente ammesse. Andiamo avanti. Allora, non è facile lavorare con continue disturbe. No, continua. Allora, torniamo alla nota della Questura di Milano del ottobre 69. Riguardo sì. All'attività alle informazioni generali rese sul senatore Cremisini. Sì, lì viene diciamo ricostruita anche alcuni episodi risalenti nel tempo, quindi viene indicato il Cremisini come uno dei gerarchi più in vista del regime fascista. E che ricoprente numerosi incarichi, tra i quali quello di ispettore generale della GIL. Dopo l'8 settembre del 43 cessò ogni attività e non aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Peraltro alla fine della guerra, per timore di rappresaglie, riparò a San Paolo del Brasile, dove assunse la direzione di un'importante azienda agricola, nonché la presidenza di una società di costruzioni edili. Rientrato in Italia nel 48, riprese l'attività politica e fondò nel 52, insieme a Falcone Lucifero, non meglio generalizzato, il Partito Nazionale Liberale Corporativo, che venne poi assorbito dal Partito Nazionale Monarchico. Successivamente, nel 58, venne eletto deputato al Parlamento per la circoscrizione di Milano-Pavia. Nel 62 si iscrisse al Movimento Sociale e venne eletto senatore in un collegio della Campania. Bene. L'ultimo aspetto che voi avete evidenziato richiama quello riferito dal sì, all'inizio della sua deposizione. Sì, chiaramente in questo caso la Corte. Sì, in questo caso come esponente di ricerca Cremisini, quindi nella scheda di Cremisini viene riportato l'analogo episodio che era stato di cui in precedenza ho parlato riferendomi all'avvocato Menicacci, l'analogo episodio della richiesta dell'ufficio istruzione di Bologna del 16 giugno 1983 in cui venivano richiesti degli accertamenti in ordine a indagini sulla posizione processuale di Bellini Paolo alias da Silva Roberto in merito alla strage della stazione di Bologna. In particolare, sempre al punto 4, come appunto veniva riportata anche nella scheda dell'avvocato Menicacci, viene indicato che quella AG aveva richiede di accertare i legami tra l'onorevole avvocato Stefano Menicacci, deputato indicato come deputato del Movimento Sociale, l'ex senatore dello stesso partito Antonio Cremisini ed il Bellini, che sarebbe stato introdotto nell'ambiente di Foligno dal primo, cioè dall'avvocato Stefano Menicacci, su indicazione del secondo, cioè l'ex senatore Antonio Cremisini. Grazie, però
Questo sì, diciamo che in maniera molto, forse anche troppo schematica, è stato riportato nelle varie schede, perché si seguiva appunto una logica di evidenza di archivio, insomma, e quindi... Grazie, però non ho altre domande. Quindi, per completare questa ultima risposta che ha data, lei ha realizzato indagini per appurare che il Cremisini abbia qualcosa a vedere con il sedicente Phil da Silva Roberto, a sua volta di nazionalità apparente brasiliana? Cioè... No, io personalmente non ho fatto nessun tipo di accertamento. Perché qui lei dice circa l'attività svolta in Brasile dal senatore Cremisini Antonio, nato a Roma, residente a San Paolo del Brasile, domiciliato a Roma, nel quale l'avvocato Menicacci ha indicato colui che gli raccomandò il sedicente da Silva. Sì. A monte lei ha verificato i rapporti che ci fossero fra da Silva e Cremisini in Brasile? No. Vabbè. No. Perché non richiede. Ma il periodo in cui il Cremisini fu in Brasile è l'immediato dopoguerra, mi pare di capire, perché... Allora, la nota lo indica con come... gli anni 60-70. Io non sono in grado... 70, cioè, sì, io non 70. Sono in grado di contestualizzare temporalmente la presenza del Cremisini in Brasile. Vabbè. Parte civile. Allora, buongiorno ispettore, avvocato Forte della parte civile. Torno, la faccio tornare sulla figura dell'avvocato Menicacci, ed in particolare in relazione, se non mi è sfuggito prima, a una nota della Questura di Perugia, quindi direi l'ultima pagina, la penultima pagina della sua scheda, che era un atto che è stato declassificato. Ecco, c'è una nota della Questura di Perugia del 96 in cui si parla di un procedimento penale in cui in qualche modo viene citato anche l'avvocato Menicacci. Se può illustrare? Sì. Allora, dunque, come dicevo, l'esigenza era, vista anche la mole dell'attività richiesta, l'esigenza era di partecipare alla G richiedente le informazioni richieste con una tempistica accettabile. E quindi in alcune schede veniva indicato che si faceva riserva di inviare con successiva nota il contenuto di alcune note classificate, di cui si era richiesta la declassifica all'ente originatore. In questo caso rappresentiamo che era stata avviata la procedura della declassifica di tre note classificate con la classifica riservato, originate dal Sismi e datate rispettivamente 9 novembre 92, 21 12 92, 15 aprile 93, e di una nota sempre classificato riservato, originata dalla Questura di Perugia e datata 3 febbraio 96, di una nota recante la classifica riservata, originata dalla DCPP e datata 15 dicembre 92. Ecco, ora, probabilmente, anzi sicuramente, ad avvenuta declassifica è stato con successiva trasmissione partecipato il contenuto di quella nota alla G richiedente. Ecco, e quindi si fa riferimento alla figura dell'avvocato Menicacci in riferimento ad un procedimento penale contro un certo Briganti? Se può riferire... Dovrei poter consultare la scheda, che sicuramente esiste. Se non ricordo male, noi replicavamo la scheda con indicato o con note declassificate. Quale scheda deve consultare, ispettore? È sempre un Menicacci, però con schede declassificate. Ah, no. Posso? Forse ce l'ho.
Sì, mi è stata fornita appunto una dunque il 15 luglio 2005 con nota della Direzione Centrale di Polizia Prevenzione vengono trasmesse tre note riferite ad Albonetti Antonio, Mariani Franco e Bezzani Sereno. Viene indicato che si trasmette inoltre la scheda informativa relativa al Menicacci, già inviata a Codesta G con la nota di cui fa seguito, debitamente integrata del contenuto della nota 464-1364-95 del 3 febbraio 96 della Questura di Perugia, originariamente classificata riservato e declassificata in non classificato. Nell'allegata nota, nell'allegata scheda di Menicacci, indicata come con note declassificate, viene riportato il contenuto della nota della Questura di Perugia declassificata o non classificata. Ecco, interessava sì. Il contenuto di quella nota. Sì. Dunque, in questa nota del 3 febbraio 96, la Questura di Perugia comunica che nel proseguo delle indagini di cui al procedimento penale 2065/95 della Procura della Repubblica di Perugia a carico di briganti Gianfranco più 1, fonte confidenziale ha riferito che nel 74 un carico di armi proveniente dalle Marche sarebbe stato destinato al noto avvocato Menicacci Stefano, nato a Foligno il 4/10/31, residente a Roma in via della Lupa 25, e a suo cognato Gualdoni Giordano, nato a Iesi ancora il 6 agosto del 35, residente a Foligno in via Molinari Morlari 9. Sempre la nota indica che gli stessi, una volta ricevuto il carico di armi, lo avrebbero destinato al gruppo ordinovista di Perugia, nel quale, come è noto, ne faceva parte anche briganti Gianfranco. La nota prosegue e consideri che ci sono dei puntini di sospensione, quindi non è escluso che ci sia il contenuto, e poi prosegue indicando che su un quadro informativo sul conto del Menicacci. Menicacci Stefano, coniugato avvocato con studio legale in Roma, via dei Banchi Vecchi 58, ex ufficiale di artiglieria, ha iniziato la sua attività politica nel 48 iscrivendosi al Movimento Sociale, venendo eletto in diverse legislature deputato, ricoprendo la carica di consigliere nei comuni di Foligno, Assisi e Cannara, nonché di segretario provinciale del partito. In seguito alla scissione dal Movimento Sociale è stato eletto tra i fondatori di Democrazia Nazionale. Durante la carica di deputato è stato promotore di alcune interpellanze parlamentari, tra le quali quelle sul caso Kappler. Nel dicembre del 78 è stato interrogato da personale di questa Digos di Perugia in relazione alle vicende Cicuttini strage di Peteano riguardante il finanziamento da parte del Movimento Sociale destinato a una presunta organizzazione operazione chirurgica alle corde vocali del Cicuttini. Nell'82 emergono contatti tra il Menicacci e il noto Paolo Bellini, alias Roberto da Silva, inquisito all'epoca per la strage alla stazione di Bologna ed altro. È stato presidente dell'Organizzazione Nazionale Difesa Animali e Ambiente. Altri puntini di sospensione dove probabilmente... un'ultima domanda è relativa sempre a questa scheda sull'avvocato Menicacci, ma nella parte successiva relativa ad atti della Digos di Roma, nell'ultima pagina si parla dell'adesione delle Menicacci a un altro gruppo... più avanti, quasi verso la fine, riguardante un gruppo politico in epoca successiva, oltre, ma che si ricollega. Sì, diciamo che, come avevamo in precedenza detto, anni 90, primi anni 90, emerge la sua attività in seno alle leghe variamente denominate come Lega Molisana, Lega Marchigiana, Pugliese e Umbra. Successivamente, nel giugno 2000, organizza un convegno presso l'Hotel Universo, sito in Roma via Principe Amedeo, il convegno per la costruzione del movimento unitario antagonista. Sempre nel dicembre di quell'anno diventa membro dell'organo collegiale dell'ufficio di presidenza del movimento Fronte Nazionale guidato da Adriano Tilger. Perfetto, la ringrazio. Di nulla. Sì.
Avvocato Speranzoni, difesa di parte civile, le farò delle brevi domande a precisazione di contenuto logico su quanto lei ha già risposto. Mi riferisco alla scheda contenuta nella relazione del 15 luglio 2005, sempre relativa alla figura di Franco Mariani, di cui ha già diffusamente riferito. Mi richiamo all'episodio di Stefano Delle Chiaie del 18-11-71, dove il dottor Allegra dell'ufficio politico della Questura di Milano dà conto di questa intervista resa da Stefano Delle Chiaie in un luogo che per noi e per la Procura Generale, immaginiamo, è molto importante nella ricostruzione di queste vicende, cioè Via Sardegna 29 a Roma, lo studio dell'avvocato Franco Mariani. Ecco, le chiedo se per caso ha avuto modo di verificare quando ha analizzato questa fonte, no? Vediamo scritto DCPP, quindi sono fonti della DCPP. Ecco, essendo un atto del 1971, ecco, le chiedo questo, la DCPP nel 1971 esisteva o era forse UAR? Allora, non esisteva come denominazione Direzione Centrale Polizia di Prevenzione. E nel 71 siamo in un ufficio, potrebbe essere adesso affari riservati. Potrebbe essere affari riservati, SDS, però più probabile affari riservati. Più probabile? Affari riservati. Affari riservati, sì, è un dato già ampiamente conosciuto da noi e dalla Corte. Però effettivamente è una cosa non corretta. Una cosa? Non corretta, se la intestano nel 71. Sì, diciamo che io comprendo, era il senso della domanda di carattere anche generale, l'analisi diciamo di queste fonti utilizzate per redigere queste schede, dove sostanzialmente abbiamo delle date, delle cronologie risalenti nel tempo. Vanno lette nel senso che l'ufficio che fornisce l'informazione, cioè chiaramente andate nell'ufficio ultimo, ma chiaramente sono passate dai diversi uffici che sono succeduti nel tempo. Assolutamente sì. E io però forse non ho colto il significato della contestazione. Io non so, forse mi sono sbagliato. Ho indicato la fonte come un appunto dattiloscritto datato 18 novembre 1971, ma non vorrei erroneamente, ma non l'ho indicato come prodotto dalla Direzione Centrale di Polizia e Prevenzione. Siccome nell'intestazione gli atti sono atti della DCPP. No, chiarisco. Ecco, il senso era questo. Allora, agli atti della DCPP, a quanto mi consta anche adesso, possono essere presenti atti prodotti nel tempo dai vari uffici, che poi sono rimasti all'interno dell'archivio del medesimo ufficio di fatto. Quindi in quel caso è chiaro che documentazione del 71 è prodotta, è attribuibile agli uffici, agli affari riservati, ma custodita all'interno di fascicoli della Direzione Centrale. La ringrazio molto, perché è piuttosto importante per noi questo dato, perché sostanzialmente il dottor Allegra dell'ufficio politico della Questura di Milano comunica per telefono il 18-11-71 che Stefano Delle Chiaie, come ci ha ben spiegato prima, 4-5 giorni prima aveva concesso un'intervista a un giornalista del Corriere della Sera. Questo dato è conosciuto a questo punto dall'ufficio affari riservati, che sa anche che il luogo è lo studio dell'avvocato Mariani. Avete per caso avuto modo di recuperare... Delle Chiaie è latitante in quel periodo? È latitante il Delle Chiaie? Ecco, esatto, è proprio questa la seconda domanda, Presidente. Ecco, avete avuto modo di, mi ha anticipato, di approfondire lo stato di latitanza o meno di Stefano Delle Chiaie e di recuperare anche questo articolo? L'avete per caso all'epoca ricercato questo articolo? No. Allora, guardi, qui mi rivolgo direttamente alla Corte. Ci siamo fatti parte diligente recuperando questo articolo e proprio per dare, come dire, corpo a questo significativo appunto,
Si tratta di un articolo apparso sul Corriere della Sera esattamente il giorno dopo questo appunto del 18-11-71, il 19 novembre 71, c'è l'intervista rilasciata a Stefano Delle Chiaie, che si trovava in condizione di latitanza per la vicenda di Piazza Fontana. C'è un dato importante in calce a questo articolo, il firmatario del pezzo. Si tratta di Giorgio Zicari, un giornalista piuttosto noto per le vicende di Piazza Fontana e per avere anche la tessera numero 844 della loggia massonica P2. Deposito pertanto l'articolo del 19 novembre 71 del Corriere della Sera, fornendo copie ai colleghi naturalmente, dell'intervista a Stefano Delle Chiaie e un estratto, esattamente pagina 148 della prima ordinanza sentenza di rinvio a giudizio Salvini, che è già agli atti, quindi sempre nella logica di non inondare tutte le parti processuali e tantomeno la Corte dell'intero provvedimento, ma nella pagina 148 si specifica il ruolo di informatore giornalista di Giorgio Zicari rispetto al SID e vedremo adesso nel seguito dell'istruttoria anche per l'UA. Quindi in sostanza depositiamo, e stessa cosa l'estratto c'è anche per la difesa degli imputati, pertanto depositiamo l'articolo e questa pagina con l'intestazione della prima sentenza ordinanza di rinvio a giudizio contro Addis Nico ed altri nel procedimento penale 2643/84 RGPM numero 721-88F RG giudice istruttore Guido Salvini. Sono due documenti che danno corpo a questo appunto. Se lo puoi fornire anche la difesa, questo. Va bene. Senta avvocato, immagino il suo controesame sarà ancora lunghetto. No, non molto. No? Non molto. Respirare un po'. Se glielo fa. Un'ulteriore domanda di precisazione e approfondimento su quanto le è già stato chiesto dall'ufficio della Procura Generale. Mi richiamo alla relazione del sempre 15 luglio 2005 e in particolare alla notazione dell'1 ottobre 75 della questura di La Spezia, di cui lei ha già prima fatto cenno, cioè dove si parla dell'arresto di Talbottari Mario e del sequestro di documentazione. Ecco, le chiedo, oltre a dati relativi all'avvocato Franco Mariani, ecco, se può riferire quali altri due personaggi associati al primo vengono individuati in questa documentazione e la relativa nota che ne parla. Sì, dunque, allora, ci riferiamo alla nota della questura di La Spezia del 1 ottobre del 75, dove appunto quell'ufficio di polizia indica di aver proceduto all'arresto di Bottari Mario, nato a Carrara il 12 giugno del 23. Nel corso della perquisizione successiva all'arresto venne rinvenuta e sequestrata una carabina calibro 22, un pugnale subacqueo, nonché varia corrispondenza e carteggio vario, recante numerosi nominativi e indirizzi telefonici, e tra i quali l'indicazione avvocato Mariani Franco, Tom Ponzi, Pino Romualdi. Ecco, su questi ultimi due mi interessava, ecco, che lei si soffermasse. Sì, e consideri che verosimilmente la questura di Roma risponde a un incrocio di carteggio alla questura di La Spezia in merito a questa circostanza e sottolinea che l'avvocato Mariani si può identificare per Mariani Franco di Felice e di Ne Maria Concetta, nato a Novellara l'8 agosto del 1907, avvocato coniugato abitante a Roma in via Panama 118.
Lo stesso in quegli atti è immune da precedenti sfavorevoli, lo indica appunto, come ho detto in precedenza, ex senatore della Repubblica, ricoprente varie cariche, e continua dando delle identificazioni dei nominativi di Tom Ponzi e di Pino Romualdi. Tom Ponzi si identifica per il noto Ponzi Tommaso di Francesco e di Pucaida, nato a Pola il 25 settembre del 21, investigatore privato domiciliato a Milano. E il Pino Romualdi si identifica per l'onorevole Missino Romualdi Nettuno Giuseppe, detto Pino. E questa è una nota della Questura di Roma del novembre 76, e quindi verosimilmente un incrocio di carteggio con la precedente nota della Questura. Con la Questura di La Spezzina, con la Questura di La Spezia. Esatto, esatto. Ecco, le chiedo solo se può riferire alla Corte nella cronologia che antecede l'appunto dell'ottobre 75, quello che abbiamo appena analizzato, quali sono i luoghi geografici degli appunti del 27 maggio 72, 7-1-73, 14-1-73 rispetto alle attività ivi svolte dal senatore Mariani Franco. Allora, che ci ha detto è nato a Novellara, provincia di, sottolineo, di Reggio Emilia. Sì, sì. Allora, nel maggio 72 parliamo di un'assemblea dei segretari provinciali della CISNAL tenutasi a Bologna, e lì appunto abbiamo la partecipazione dell'allora senatore Franco Mariani, e presso la sede di quell'organismo a Bologna. E nel gennaio 73 l'onorevole Franco Mariani presiede i lavori del congresso provinciale del Movimento Sociale a Modena, e in quella circostanza i lavori prevedevano anche la nomina dei delegati al congresso nazionale. Il 14 gennaio 73, in occasione dei lavori del 17° congresso provinciale del Movimento Sociale Italiano, presso l'hotel Maria Luigia di Parma, quindi diciamo i tre lavori sono nell'ordine Bologna, Modena e Parma. Ecco, rispondendo al mio collega poc'anzi, ha riferito che utilizzando la nota in questo caso del 3 marzo 2005, l'altra cioè, ha riferito già che nel dicembre 2000, parlando del Menicacci questa volta, costui è diventato membro dell'organo collegiale dell'ufficio di presidenza del movimento Fronte Nazionale guidato da Adriano Tiger. Ecco, può riferire nell'anno precedente, in base a queste analisi ricostruttive, che ruolo ha svolto il Menicacci nella vicenda Alpi-Rovatin, l'omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Rovatin? Sì, allora, ci riferiamo chiaramente a delle informazioni patrimonio della Digos di Roma, che indica che nel giugno del 1999 il Menicacci è stato sentito dalla seconda Corte d'Assise di Roma proprio in ordine alla vicenda relativa alla riconquista da parte dei militari del contingente italiano in Somalia delle checkpoint Pasta. Viene sentito nell'ambito della vicenda degli omicidi di Ilaria Alpi e Miran Rovatin, e nei vari procedimenti penali dalla stessa scaturiti. E ha sempre assistito in qualità di avvocato il noto Giancarlo Marocchino. Quindi risulta che è stato avvocato legale del Giancarlo Marocchino, insomma, che è la persona che trova i corpi, se ricordo bene. Esatto, dico esatto per mia conoscenza da fonte aperte, ecco, non ho mai svolto attività investigative sull'episodio, quindi ecco, per quello che mi costa, sì. Certo, nella pagina che precede, facendo un salto indietro di 6 anni, c'è un appunto del 6 febbraio 93, di un fatto che avviene a Latina. Ecco, può riferire alla Corte con riferimento a quest'ultima risposta anche questa circostanza? Sì,
Si fa riferimento a un incontro dibattito sul tema Somalia oggi, avvenuto a Latina il 6 febbraio 1993. L'incontro era organizzato dall'associazione Il Punto, promanazione della Lega Nazionale Popolare di Stefano Delle Chiaie, e il Menicacci in quella circostanza ha presenziato appunto a questo incontro dibattito. Ecco, e questa associazione Il Punto, che nasce dalla Lega Nazionale Popolare fondata da Stefano Delle Chiaie, per caso è stata oggetto di qualche sua analisi ulteriore? Glielo chiedo, non allora so. Nel caso specifico no, che non era richiesto. A memoria però ricordo che Il Punto era notoriamente ricollegabile alla attività politica di Stefano Delle Chiaie. È un ricordo frutto della, diciamo, della conoscenza di altre attività piuttosto che di note informative provenienti dal territorio, ecco. Arrivo, Mi richiamo questa volta alla relazione del 15 luglio 2005 e alla notazione del 16-11-1990 della Digos presso la Questura di Bologna, cioè quella richiesta di cui ha in parte, credo, già accennato all'Ufficio Istruzione di Bologna sull'autorizzazione a eseguire alcune intercettazioni. Ecco, se può dire queste intercettazioni telefoniche. Riferite chiaramente sempre al Menicacci. Riferite, sì, parliamo sempre di Stefano Menicacci. Sì, Bellini si parla, Menicacci, Bellini. Sì, le intercettazioni erano, se non, diciamo, leggo, erano relative a Bellini Paolo, Picciafuoco Sergio e Delle Chiaie Stefano, come richiesta di intercettazione. Quindi la Digos di Bologna ha richiesto l'autorizzazione a eseguire quelle intercettazioni e quindi viene riportato il dato storico di quella richiesta. Successivamente viene riportato anche che nella nota sono contenute informazioni sulla società Intercontinental Export Company, con sede legale in Roma, via Muzio Clementi 18, presso lo studio dell'avvocato Stefano Menicacci. Ecco, e sono emersi dei contatti fra alcuni soggetti, può riferire quali e, diciamo, in che contesto questi operavano in base a questa nota del 90, del 16 novembre 90? Sì, oltre quindi in quella nota, oltre a riportare delle indicazioni sempre sulla figura dell'avvocato Menicacci, viene indicato che si è fatto promotore di altre iniziative, tra cui la Lega Sarda. Quest'ultima, che viene segnalata quale vicina di stanze ed iniziative della già nota Lega Lombarda, ha quale presidente il Menicacci stesso e tra i principali esponenti Romeo Domenico, nato a Palermo il 19 settembre del 54, residente a Roma in via Pravetta 415, indicato come pregiudicato per reati comuni. Perfetto, ecco, un po' prima invece si fa riferimento a tal Paolo Silvestri. Ma di queste operazioni di intercettazione telefonica si sa niente? Prego? Di queste operazioni di intercettazione si è poi saputo nulla? No, nel senso che la questura potrebbe non aver partecipato alla direzione il contenuto di quelle intercettazioni, anche probabilmente non ha partecipato, in quanto vincolato a un'attività istruttoria dell'autorità giudiziaria. Quindi poteva avere una valenza informativa, una comunicazione generica, ma poi nel dettaglio quella PG non era opportuno che riferisse, come dire, contenuto di un'attività istruttoria delegata dall'autorità giudiziaria.
Comunque, ecco, quando io ho svolto ricerca in atti, non ho rinvenuto nulla sul... Le chiedo, sempre in questo punto della sua informativa che abbiamo sott'occhi, viene nominato un certo Paolo Silvestri. Ecco, permetta il ping pong, andiamo all'altra informativa, quella del 3 marzo 2005 nel progressivo 252 in alto a destra. Aspetti, o forse 251, cioè si riparla della società che menzionava prima, di cui fa parte anche la Export Company IEC SRL, a pagina esatto 252 in basso, con la nota del 16-11-90, dove si riprende il tema delle intercettazioni a Bellini, Pizzafuoco e delle Chiaie, e si menziona la società anzidetta. Sì. Ecco, può dire dove aveva sede e quali erano i soci di questa società? Sì. Allora, la società è l'Intercontinental Export Company IEC, un SRL con sede legale in Roma, via Muzio Clementi 18, presso lo studio dell'avvocato Stefano Menicacci. Soci risultavano essere il Menicacci stesso, Stefano Delle Chiaie e il sopracitato Paolo Silvestri. Ecco. Sopracitato perché in precedenza viene indicato un febbraio, viene indicato una nota della Digos di Firenze relativa al febbraio-marzo 87, ove quell'ufficio di PG, di concerto con la locale Procura della Repubblica, svolse un'attività investigativa finalizzata alla cattura del latitante Stefano Delle Chiaie. In tale ambito è stato sottoposto a intercettazione telefonica l'utenza in uso a Paolo Silvestri, nato a Mestre il 4 ottobre del 39, all'epoca domiciliato a Roma in via De Rossi 39. Nel corso dei servizi tecnici sono altresì emersi contatti telefonici tra il Delle Chiaie e il Silvestri e tra quest'ultimo e il Menicacci, all'epoca avvocato della Titanica. Perfetto. Guardi, questo chiaramente non è in corsivo, quindi è un sunto che io faccio dalla nota. Ecco, rimanendo in questa nota del 3 marzo 2005, ecco, forse Presidente, la sua sollecitazione sulla brevità forse non era sbagliata. Io per 10 minuti ne avrei forse ancora. Era per prendere un po' di respiro. Sì, va bene. Prego, avvocato Speranza. Ecco, riprendendo su un altro tema, ecco, prendo la relazione in mano sempre del 3 marzo 2005. Dentro questa attività delegata, lei ha avuto modo di occuparsi di altri soggetti legati o in relazione comunque a Paolo Bellini del contesto di Avanguardia Nazionale? Nella relazione del 3 marzo 2005 ci sono altre schede, ecco. Ecco, allora un attimo. Io quella no, allora non ho la disponibilità, se posso... Ne avete una copia? Nella copia. Mi riferisco alle schede di pagina 242 e seguenti, fino a poi ce n'è un'altra 246 e seguenti. Sì, vedo la relazione, l'annotazione, la lettera di trasmissione delle schede informative datata 3 marzo 2005. E redatta dall'allora servizio centrale, dalla prima divisione del servizio centrale antiterrorismo, trasmissiva di 3, 4, 5, 6, 7, 10 schede di vari soggetti, e chiaramente viene riportato che la nota è a cura della mia persona, all'epoca ispettore superiore per l'Emersione. Che c'è di rilevante in questo elenco di 10 schede per il nostro processo?
Dunque, i nominativi sono, diciamo, abbiamo parlato dell'avvocato Menicacci Stefano, poi abbiamo Corpini Angelo, Cremisini Antonio, di cui abbiamo parlato, Firomini Giulio Enrico, Firomini Pietro, Properzi Giampaolo, Ringozzi Andrea, Rivieri Roberto, Rossanesi Marcello, tutti meglio generalizzati. No, su Bellini non c'è scheda. Quindi. Ecco, a me interessavano, ha fatto due nomi, di Firomini Giulio e Firomini Pietro. Ecco, se può, con riferimento al primo, riferire della notazione che lei tratta a pagina 242 del 7 del 2 12 76 e poi del 7 settembre 80. Sì, sì. Dunque, nella scheda del Firomini Giulio Ennio viene riportato che nel dicembre, il 2 dicembre del 76, il Firomini è colpito da ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per sequestro di persona a scopo di rapina, detenzione e porto di arma da fuoco. Il provvedimento ha interessato contestualmente Caggetti Fulvio, in quanto coesecutore, e Bellini Paolo, nato a Reggio Emilia il 22-6-53, in qualità di mandante, ed è stato emesso perché il Caggetti e il Firomini, su indicazione del Bellini, il 4-5-76 a Ville Canali di Reggio Emilia, si erano introdotti all'interno dell'abitazione di Gualandri Giuseppe e, armati di pistola, dopo aver immobilizzato l'intera famiglia, si erano impossessati di alcuni valori. Questo si evince da una nota della questura di Reggio Emilia, dell'allora Uigos, datata 24 settembre 1980. Ecco, guardando adesso alla notazione del 7 settembre 80, poi vedremo anche gli esiti giudiziari naturalmente, ma del 7 settembre 80 della questura di Massa, ecco, sul Firomini che cosa viene sostanzialmente detto? Sulla sua militanza politica? Sì, viene indicato come studente universitario alla facoltà di giurisprudenza all'Ateneo di Parma. Durante la sua permanenza in quella città non ha dato luogo a particolari rilievi, anche se nel 74 è stato denunciato per furto. Non figurano, parliamo del 7 settembre 80, non figurano precedenti a suo carico in quella data e penali a suo carico, ma viene indicato come frequentatore assiduo dell'ex, di ex militanti del 18 Movimento Avanguardia Nazionale, senza però essere mai rimasto coinvolto in episodi di violenza tra elementi di opposte tendenze politiche. E questa è un'indicazione che dà la Uigos della questura di Massa Carrara. Ecco, guardando proprio agli atti della Digos di Massa Carrara nella pagina che segue, ecco, se può brevemente fare una carrellata proprio sequenziale delle annotazioni che vanno dal 74 al 77 per quanto riguarda questo soggetto, anzi al 6 agosto 80, ecco, pardon, proprio quattro giorni dopo la strage. Dal 16 aprile 74, poi 8 maggio 76, 3 dicembre 76, 20 gennaio 77, pagina 244. Oh, allora sì, ci riferiamo agli atti della Digos di Massa Carrara. Esatto. Ho capito, sì. Allora, mi chiedeva dal 76? Dal 16 aprile 76 al 77. 74, quando viene tratto in arresto dai carabinieri di Massa per furto, esatto, della tua vettura, sì. Fiat 124, targata Massa 72587, di proprietà di Posi Giacomo. Poi l'8 maggio 76 è colpito da decreto di sospensione della patente per 3 mesi emesso dal prefetto di Massa Carrara in seguito ad incidente stradale provocato dall'alta velocità. 23-11-76 viene denunciato dalla questura di Reggio Emilia per rapina, violazione di domicilio, porto e detenzione abusivo di armi, sequestro di persona. La rapina è stata effettuata in una villa di Rivoltella. 3 dicembre 76, la sua abitazione di Massa è sottoposta a perquisizione domiciliare da parte della squadra mobile con esito negativo, poiché colpito da mandato di cattura emesso dalla Procura di Reggio Emilia per i reati di sequestro di persona a scopo di rapina e detenzione e porto di arma da fuoco.
il 20 gennaio 77 è denunciato in stato di irreperibilità dalla squadra mobile di Reggio Emilia per rapina aggravata, furto aggravato, porto e detenzione di armi da sparo. La rapina era stata messa a segno presso la Cassa di Risparmio, agenzia di Rubiera. Il 28 marzo del 77 è denunciato dalla questura di Reggio Emilia per rapina, porto e detenzione di armi, fatti verificatisi presso la Banca Agricola Commerciale di Correggio. Il 26 maggio 77 è colpito da mandato di cattura numero 4058/76 e 21/77 emesso dalla Procura di Reggio Emilia per aver detenuto illegalmente un proiettile da mitragliatrice BPD 958, munizioni d'armi da guerra. Il 10 agosto del 77 è colpito da ordine di cattura numero 144/77 e numero 377/77 emessa dalla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di La Spezia per mancata presentazione alla chiamata alle armi. Il 20 agosto 80, con propria nota, l'Interpol ipotizza che si trovi latitante in Brasile. Ecco. Passiamo adesso, diciamo, alla conclusione sull'appartenenza politica che è in calce alla pagina in grassetto. Sì, sostanzialmente viene indicato come già vicino a posizioni ideologiche del Movimento Sociale Destra Nazionale, sin dalla sua costituzione, ha aderito al Movimento Avanguardia Nazionale. Perfetto, ecco adesso abbiamo la figura di Pietro Fioromini, che è un altro, è il fratello di costui. E c'è una scheda a pagina 246, ecco, focalizzo l'attenzione solo su alcuni punti. Le chiedo, ecco, di riferirsi all'appunto del 9 aprile 75 e del 23 febbraio 76. Sì. Dunque, il 9 aprile 75, Fioromini Pietro, alias Piero, viene indicato dalla questura di Massa Carrara come da qualche tempo aderente al Movimento Avanguardia Nazionale. Ecco, e il 23 febbraio 76 la stessa questura di Massa Carrara comunica che il Fioromini sembra essersi allontanato in questi ultimi tempi dagli ambienti dell'estrema destra, pur conservando inalterate le sue idee politiche. Continua a lavorare per alcuni parenti in un'azienda di allevamento polli. Ecco, nella pagina successiva c'è una notazione del Lucigos invece che interpella la Digos di Massa su una notazione del 3 ottobre 1980. Ecco, se si può riferire ad essa. Sì, è una nota del Lucigos del 3 ottobre dell'80 con cui si richiede alla Digos di Massa aggiornate informazioni sul conto del Fioromini. Allegando peraltro a queste richieste di aggiornate informazioni che a volte sono anche di routine, soprattutto all'epoca, per aggiornare appunto informazioni su soggetti di interesse, in quel caso veniva allegata una nota della questura di Parma recante il profilo di Tanzi Franca, nata a Medesano il 3 aprile del 44, risultata in contatto con Mutti Claudio, Ringozzi Andrea, Molinari Fausto e con lo stesso Fioromini Giulio, tutti indicati come estremisti di destra. La nota è un 224 del 3 ottobre 80 dell'Ucigos. Perfetto. La ringrazio, ho finito con questa domanda. Grazie a lei. C'era qui un passaggio relativo a Bellini in questa nota successiva. Il punto successivo... Del 18 giugno 83, pardon, sì. La comunità non mostra frequentare questo. 18 giugno 83. Parliamo sempre di Fioromini Giulio? Pietro. 18 giugno 83, sì? Sì. Cosa dice questo passaggio qua? Sì, dunque, allora, questa è
La medesima indicazione che noi abbiamo riportato nelle schede di Cremisini e di Menicacci, vale a dire che il 18 giugno 83 Lucigos, onde aderire alla richiesta dell'ufficio istruzione di Bologna, che procede in ordine all'attentato alla stazione ferroviaria del 2 agosto 80, ha richiesto ad alcune questure di disporre possibili indagini in ordine ad alcuni punti richiesti da quella G. Al punto 4 è richiesto di accertare i legami tra l'onorevole avvocato Stefano Menicacci, all'epoca deputato del Movimento Sociale Destra Nazionale, l'ex senatore dello stesso partito Antonio Cremisini ed il Bellini, che sarebbe stato introdotto nell'ambiente di Foligno dal primo su indicazione del secondo, primo da intendersi Menicacci Stefano, su indicazione del secondo da intendersi Antonio. No, io sì. Leggo altre cose, non molto diverse. Qui c'è scritto: Uscigo sono da aderire, eccetera, ha chiesto ad alcune questure di disporre ogni possibile indagine in ordine a alcuni punti concernenti la posizione processuale del noto Bellini alias da Silva. Al punto 8 è richiesto di comunicare ogni possibile aggiornata e completa informazione circa l'attività del noto Firomini Pietro, nato a Massa Carrara, eccetera, fratello di Firomino Giulio, nel quale potrebbe identificarsi il Pietro da Massa, che secondo notizie fiduciarie raccolte dall'autorità inquirente avrebbe aiutato il Bellini nella prima fase della latitanza. Sì, adesso mi correggo. E effettivamente sì, facciamo riferimento alla scheda di Firomini Pietro, alias Piero, e alla viene indicato il 18 giugno dell'83 come una nota del Lucigos riferita sempre alla richiesta del giudice istruttore di Bologna per la nota strage, per le indagini sulla nota strage, ma è riferito al punto 8 di quella richiesta. Quella richiesta prevedeva più punti di richieste. Il punto 8 in effetti richiedeva di comunicare ogni possibile aggiornata e completa informazione circa l'attività del noto Firomini Pietro, nato a Massa Carrara il 7/11/48. Ivi residente, fratello del citato Firomini Giulio, nel quale potrebbe identificarsi il Pietro da Massa, che secondo notizie fiduciarie raccolte dalla G inquirente avrebbe aiutato il Bellini nella prima fase della latitanza. E questa è una nota del Lucigos, protocollo 224/18171.2 del 18 giugno 1983. E verosimilmente la questura di Massa risponde a questa richiesta del Lucigos comunicando che Firomini Pietro, già aderente al 18 Movimento Avanguardia Nazionale, è conosciuto anche come Piero, celibe in attesa di occupazione, convive con la madre e con il fratello Firomini Giulio, che da oltre un anno è rientrato in famiglia dopo la positiva definizione della vicenda giudiziaria in cui era rimasto coinvolto per i noti fatti di Reggio Emilia. Quest'ultimo lavora attualmente presso il night club. No, infatti Reggio Emilia quali sono? Come quelli del sequestro? Dunque sì, potrebbe essere o del sequestro o dell'esplosione di colpi d'armi da fuoco, quelli era Massa. Vedremo nella parte precedente. Vado avanti. Quest'ultimo lavora attualmente presso il night club number one di Marina di Massa, dopo aver regolarmente espletato il servizio militare in Firenze. Il Firomini Pietro, alias Piero, di carattere chiuso e introverso, non ha mai svolto una stabile attività lavorativa, pur essendo asserendo di essere contadino e di occuparsi della coltivazione di un appezzamento di terreno attivo all'abitazione. Nell'ottobre dell'82 ottenne la licenza per esercitare il commercio di preziosi nei locali siti nello stabile di sua proprietà in via Gora numero 9, ma dopo soli sei mesi, ottobre 82, aprile 83, restituì la licenza a quest'ufficio dichiarando di aver cessato l'attività.
Si fa presente che comunque questo ufficio, nel quadro degli accertamenti susseguenti alla strage di Bologna, eseguì perquisizioni domiciliari con esito negativo delle abitazioni dei fratelli Firomini o Firomini, nonché in quella di Caggetti Fulvio, in data 6 agosto 80. Nella circostanza il Firomini Pietro, sentito in sede di sommarie informazioni testimoniali, dichiarò di non essersi allontanato da questa provincia, intesa come Bologna, il primo agosto 80. E da di questa provincia perché inteso come Bologna? Dovrebbe essere... Massa. Il primo agosto 80, di aver trascorso quella giornata tra il Bar Tirreno e il Bagno Tornado di Marina di Massa, mentre alle ore 21 si era recato alla discoteca Alvaros, ove era rimasto sino a tarda notte. La mattina del 2 successivo, recatosi presso sempre al Bar Tirreno per un aperitivo, avrebbe appreso la notizia dell'attentato alla stazione ferroviaria di Bologna. Ci sono dei puntini di sospensione, quindi probabilmente qui manca un passaggio. Sì. Non consta che il Firomini Pietro abbia qui avuto contatti con il menzionato Bellini Paolo, pur non potendosi escludere che essi siano intercorsi nelle province di Parma e di Reggio Emilia, tenuto conto delle amicizie del fratello Giulio in quelle zone. Ed è una nota della UIGOS, sì, della questura di Massa Carrara, quindi provincia. L'8 febbraio 83, poi c'è un'altra del 4 luglio 83. 4 luglio 83, e questa è una nota dell'UCIGOS che invia una nota informativa al dottor Vincenzo Luzza, consigliere istruttore presso il Tribunale di Bologna, in cui al punto 10 è riportato: con riferimento alla notizia fiduciaria acquisita il 5 agosto 80 dalla questura di Bologna, con la quale tra l'altro segnalava che tale Piero, noto fascista residente a Massa, che viaggiava su autovettura R15 e che propose al latitante Bellini Paolo di andare in Spagna presso camerati fidati e che avrebbe fatto una proposta di lavoro per traffico di armi al confine svizzero, sembra doversi identificare senz'altro nel noto Firomini Pietro, detto Piero, che disponeva effettivamente di una Renault 15 targata Massa Carrara. Questo passaggio avrebbe meritato forse un approfondimento. Lei non l'ha fatto, perché con riferimento alla notizia fiduciaria di chi? Acquisita il 5 agosto 80, la quale tra l'altro tale Piero, noto fascista che viaggiava su autovettura, propose al latitante Bellini Paolo di andare in Spagna. Quando? In che contesto questa proposta? Presso camerati fidati? Va bene. E avrebbe fatto una proposta di lavoro per traffico di armi al confine svizzero. A chi? Al Bellini? Io posso non solo dedurre che, essendo una risposta alla G e di cui al punto 10, indicando il punto 10, io posso immaginare che all'interno del quesito magari posto da quella G al punto 10 erano contenuti parte di questi elementi che poi sono riportati nella risposta. Vabbè, questo però ecco, sono elementi aggiuntivi. Vabbè, però sì. Questa cosa approfitterei, Presidente, visto che abbiamo toccato, è saltato fuori il nome di Franca Tanzi, di richiamare anche tra gli atti della Digos di Massa Carrara, quelli del titolo successivo a pagina 248-49, ecco, a pagina 249 la notazione dove si parla della direzione centrale che invia alla Digos di Massa una nota di richiesta di aggiornate informazioni il 3 ottobre 80. Nella sequenzialità è un atto del 3 ottobre 80. Pagina 200? Pagina 249. Sì, allora, questi sono gli atti della Digos di Massa Carrara, quindi la Digos di Massa Carrara indica la presenza in quell'archivio di una nota del 3 ottobre dell'80
con la quale la direzione centrale, qui viene indicata come direzione centrale, ha inviato alla Digos di Massa una nota di richiesta di aggiornate informazioni del Firomini, allegando una nota della questura di Parma avente per oggetto latitanti Massagrande Elio e Saccucci San, contenente il profilo di Tanzi Franca, nata a Medesano il 3 aprile del 44, residente a Parma in via Argonne numero 4. La donna risulta essersi recata in Paraguay per circa 2 mesi, accompagnata dal marito Mezzadri Piercelso, nato a San Secondo Parmense il 26 novembre del 42. Inoltre la medesima risulta aver mantenuto rapporti con Mutti Claudio, Ringozzi Andrea, Molinari Fausto e con Firomini Giulio, tutti estremisti di destra. Adesso le chiedo di guardare la scheda di Ringozzi Andrea, pagina 257, atti della DCPP. Se può andare ad analizzare a pagina 260 una annotazione della Questura di Bologna che comunica nell'inchiesta cosiddetto Italicus bis Stazione di Bologna, che è un'indagine di quegli anni del dottor Leonardo Grassi, quello che viene scritto su Ringozzi Andrea rispetto anche ad altri soggetti, è quella del 7 febbraio 94, pagina 260. Sì. Sì, dunque, in questo caso graficamente viene sottolineato che le informazioni di cui adesso darò lettura sono dichiarazioni rese da collaborante di giustizia. Questa sottolineatura in grassetto viene apposta, ho apposto questa sottolineatura perché ricordo che nella delega il dottor Melillo chiedeva espressamente di individuare anche nel dettaglio eventuali dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. E noi non avevamo, diciamo che la direzione non aveva come esponente la possibilità di immediatamente individuare dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia con una ricerca sistematica di archivio, però in questa circostanza, nella nota, essendo indicata la provenienza, questo lo ricordo, l'ho particolarmente sottolineato e evidenziato. È una nota del 7 febbraio del 94 della Questura di Bologna che comunica che nell'ambito delle inchieste bis sulle stragi Italicus e Stazione di Bologna del 2 agosto 80, a seguito delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia e sulla scorta delle risultanze emerse da riscontri effettuati da quella Digos e dalla sezione anticrimine del locale ROS Carabinieri, i magistrati inquirenti hanno emesso dei provvedimenti di custodia cautelare nei confronti dei sottonotati ex appartenenti alle aree eversive Ordine Nuovo e Terza Posizione. Zanni Fabrizio, in atto o detenuto per altra causa presso la casa di reclusione Spoleto, Naldi Maria Guido, Cogolli Giovanna, Codivilla Alessandra, Donati Luca, Ringozzi Andrea, nato a Parma il 18 febbraio 48, ivi residente, rintracciato questo capoluogo, tutti ritenuti responsabili in concorso tra loro di detenzione e porto di armi al fine di sovvertire l'ordine dello Stato in Bologna nel corso degli anni 78-79, e Naldi e Zani altresì di concorso tra loro con altre persone da identificare di rapina aggravata ai danni del calzaturificio Beato in Bologna 13 aprile 79. Alle prime ore della mattina odierna, agenti di questa Digos e carabinieri del ROS di Bologna, coadiuvati da analoghi uffici di Parma ed Arezzo, hanno congiuntamente dato esecuzione ai provvedimenti restrittivi alle perquisizioni domiciliari nei confronti dei sopracitati, che al termine delle formalità di rito, secondo quanto disposto dalla G, sono stati tutti associati presso la locale casa circondariale, ove sarà prossimamente tradotto da attuale luogo di detenzione anche Zanni Fabrizio. Questo è il contenuto di una nota della Digos della Questura di Bologna del 7 febbraio del 94.
siccome citeremo alcuni di questi testi alle prossime udienze, abbiamo introdotto dei collegamenti appunto fra Firomini e Ringozzi, con testo di Avanguardia Nazionale, e dei collegamenti con Uomini di Terza Posizione e di Ordine Nuovo. Su questo io ho davvero finito.